tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. In questa puntata in particolare ci concentreremo sulla 14ª delle legioni Astartes, ovvero sia i Dusk Rider o più che saranno conosciuti più in avanti come la Guardia della Morte e il loro mortifero primarca Mortarion. La storia della legione della Guardia, che diventerà la Guardia della Morte, inizia come tutte le sue legioni consorelle sulla Sacra Terra. In particolare, però, i guerrieri che formeranno la base di reclutamento della 14ª legione sono appartenenti ai Tecnoclan che abitavano l'antica isola di Albia, che nel momento delle guerre di unificazione formerà l'ultimo baluardo contro la potenza dell'imperatore e dei Thunder Warrior. Infatti, non a caso, l'ultimo baluardo di fede presente sulla Terra all'epoca delle guerre di unificazione, l'ultima chiesa esistente, verrà distrutta dall'imperatore e dai suoi guerrieri soltanto nell'ultima fase delle guerre di unificazione e si trovava proprio nell'isola continente di Albia. Non era a caso che i guerrieri che si opposero ai Thunder Warrior furono proprio quelli che riuscirono a dare più filo da torcere ai guerrieri dell'imperatore. Da questa base genetica, l'imperatore selezionerà i campioni genetici sulla quale fondare la 14ª delle sue legioni. C'è da dire che la legione dei Dusk Rider, dei Predatori del Crepuscolo, era conosciuta già prima del ritrovamento del Primarca per essere una delle legioni più determinate e più granitiche dell'intero arsenale a disposizione del Signore del Genere Umano, proprio perché i guerrieri dal quale era stata composta la legione erano già famosi per la loro incrollabile resistenza di fronte al nemico e comunque di incredibile tolleranza alla fatica. Una volta lanciata la Grande Crociata, la legione dei Dusk Rider fu una delle ultime ad essere riunita al loro primarca. Passeranno infatti 80 anni prima che la flotta imperiale, comandata dall'imperatore e con l'appoggio delle legioni, arrivasse sul mondo natale del primarca Mortarion. Il mondo natale del primarca Mortarion era il mondo agricolo inquinato di Barbarus. Questo mondo, che era stato colonizzato dall'umanità, era stato coinvolto in alcuni esperimenti durante l'oscura era della tecnologia ed era divenuto il regno di alcune oscure entità che predavano nella notte. La popolazione umana, infatti, era ridotta a null'altro che servitori, esperimenti e prede di questi signori dell'oscurità che si dilettavano molto probabilmente con uno scambio con i poteri dell'Empirio in oscure pratiche di necromanzia. Fu durante una delle grandi vittorie del Signore Supremo di Barbarus, che si beava nella sua conquista nell'aver schiacciato un signore della guerra minore, che quest'ultimo udì nel miasma e nella distruzione cagionata dalle sue armate il pianto di un bambino. Incuriosito, si diresse verso il luogo dal quale proveniva il pianto e all'interno di un involucro fumante vide la forma embrionale del primarca. Guardando negli occhi il bambino, il signore della guerra capì di aver trovato l'unica cosa che mancava per consolidare il suo potere: un degno successore e un erede. Infatti, benché fosse versato in tutti gli esperimenti necromantici, non era ancora riuscito ad avere un qualcosa che potesse chiamare figlio. Il signore della guerra non uccise dunque il bambino, ma lo prese con sé e lo chiamò Mortarion, in quanto figlio della morte. C'è da dire che il mondo di Barbarus era caratterizzato da due livelli. Un livello più basso, nel quale la popolazione umana viveva barbicata ad una sorta di esistenza quasi medievale feudale, e le alture circostanti investite di un miasma letale alla vita, che erano la dimora dei signori della guerra che infestavano il pianeta. Sul picco più alto dimorava il Signore Supremo del pianeta.
Quest'ultimo, una volta resosi conto che il bambino non moriva con i miasmi letali del pianeta, individuò il punto sul quale il bambino riuscisse a sopravvivere e in quel punto costruì una fortezza che sarebbe diventata la casa di Mortarion negli anni a venire. Dopodiché, un po' forse spaventato per quello che il primarca bambino poteva rappresentare al suo potere, il Signore Supremo trasferì la sua residenza sul picco più alto del pianeta, dove fece costruire una nuova fortezza dove neanche il primarca bambino avrebbe potuto avvicinarsi. Dopodiché, con queste dovute cautele, il Signore della Guerra insegnò a Mortarion tutto quello che sapeva sull'arte della guerra, istruendolo a diventare il suo luogotenente prima, il suo generale poi e il suo braccio destro alla guida dei suoi eserciti contro gli altri signori rivali. Tuttavia, non permise mai al giovane generale di scendere nelle pianure sottostanti, dove ben sapeva che vivevano gli esseri che venivano ciclicamente predati dai signori della guerra. Tuttavia, la curiosità si dimostrò insormontabile e Mortarion, di nascosto dal suo genitore, fuggì dal suo palazzo e si diresse verso le pianure. Lì, per la prima volta, i polmoni del primarca si riempirono di aria pulita e per la prima volta udì voci concitate di esseri umani, udì delle risa, sentì il profumo della carne appena cucinata e si avvicinò ad un insediamento. Superata il naturale timore che un essere come Mortarion, che comunque più alto e comunque scavato come tutti i signori della guerra di quel pianeta, suscitarono nella popolazione locale, gli umani si resero conto che il ragazzo aveva molti più tratti in comune con loro che con gli oscuri esseri che predavano il villaggio. Anche Mortarion se ne rese conto e ben presto iniziò a cercare di interagire con gli abitanti del villaggio. Tuttavia, l'assenza di Mortarion non rimase all'oscuro a lungo e il padre di Mortarion lanciò una terribile maledizione minacciando il ragazzo che qualora avesse rimesso piede nei suoi domini lo avrebbe eliminato senza pietà. Mortarion all'inizio non venne ben accolto all'interno della popolazione umana, era comunque un essere alieno rispetto a quello che era la primitiva popolazione di Barbarus. Ma nonostante ciò, il ragazzo si inserì all'interno della società e quando un signore della guerra minore guidò in battaglia la sua orda di morti viventi contro il villaggio, si unì agli abitanti per respingere questa invasione. Gli abitanti combatterono stoicamente, ma sapevano di combattere una battaglia disperata in quanto era nel circolo naturale delle cose che loro venissero predati da questi terribili predatori. Mortarion invece imbracciò una falce che aveva utilizzato per lavorare i campi e si avventò sulle orde del signore della guerra minore, che ovviamente, vistosi sconfitto per la prima volta, si ritirò sulle alture dove era certo che gli umani non avrebbero potuto seguirlo. Mortarion emersa dalla nebbia e molto più forte fisicamente soffocò il signore della guerra minore mettendo fine al suo regno. Da quel momento il posto di prestigio di Mortarion all'interno della società umana non fu più messo in discussione. Presto le gesta di questo grande condottiero si sparsero lungo tutto il pianeta e dagli altri insediamenti molti si unirono a Mortarion nella sua crociata contro queste strane creature. In realtà Mortarion, con le conoscenze acquisite presso il suo genitore adottivo, fu in grado di migliorare l'assetto bellico dei suoi uomini fino a quando non si limitarono più a difendersi dalle incursioni, ma iniziarono a portare la morte nel regno della morte. Mortarion in persona supervisionò la creazione di rudimentali filtri, rudimentali respiratori per resistere, seppur per breve tempo, all'atmosfera inquinata dei livelli leggermente superiori di Barbarus. E lui è un manipolo di guerrieri più temprati che lui stesso ribattezzò la sua personale guardia della morte, iniziarono una campagna di sterminio assalendo le fortezze degli altri signori della guerra. Non passò molto prima che tutte le fortezze di Barbarus vennero assediate ed eliminate da Mortarion e dalla sua granitica formazione di guerrieri. Solo un picco rimaneva al di fuori della portata del primarca e dei suoi guerrieri,
il picco più alto del pianeta, dove aveva sede la cittadella dell'essere che per molti anni Mortarion aveva chiamato padre. Fu proprio mentre Mortarion si preparava ad assediare l'ultima cittadella del pianeta che un misterioso straniero si presentò all'interno del villaggio principale di Barbarus e annunciò a Mortarion che era venuto lì per liberare il pianeta dalla dominazione di queste immonde creature. Questa cosa ferì profondamente il giovane primarca, perché questo straniero era apparso proprio nel momento finale della sua vittoria e minacciava di rubare la gloria che Mortarion aveva così faticosamente conquistato. Mortarion, dinanzi al consiglio degli anziani, decretò che sarebbe stato lui a liberare il suo pianeta dal dominio di queste creature e dichiarò allo straniero che se ci fosse riuscito lui avrebbe dovuto abbandonare Barbarus per sempre. Lo straniero, molto pacatamente, replicò che se invece non ci fosse riuscito avrebbe dovuto sottomettersi e mettersi al suo servizio. Mortarion, ignorando i consigli dei suoi più fidati luogotenenti, indossò da solo la sua armatura e il suo respiratore e si diresse verso il palazzo di suo padre. La scalata mise a dura prova anche il fisico sovrannaturale del primarca, che tuttavia si fece strada sino al palazzo dell'essere che era stato il suo padre adottivo. Innanzi al cancello però, quando i tubi e i filtri erano corrosi dall'aria tossica del pianeta, il primarca cadde in ginocchio e l'ultima cosa che vide fu suo padre, che imbracciava un'enorme falce, che si avvicinava mettendo in atto la promessa di morte fatta anni prima. Fu in quel momento che lo straniero si frappose fra il primarca che stava per svenire e l'oscuro signore della guerra e lo eliminò con un solo colpo della sua spada fiammeggiante. Quando Mortarion riprese i sensi, fedele alla promessa fatta allo straniero, si sottomise e gli giurò fedeltà. Solo in quel momento l'immortale imperatore del genere umano rivelò al primarca la sua natura e di padre genetico del primarca e signore delle legioni Sastartes. In quel momento Mortarion prese coscienza della sua natura di primarca e di leader e padre genetico della 14ª delle legioni Sastartes. A quel punto il grande piano dell'imperatore poté andare avanti e Mortarion venne velocemente messo al comando della sua legione e con i flussi di guerrieri provenienti da Barbarus Mortarion prese comando dei Dusk Rider, che vennero rinominati in onore dei primi compagni del Primarca la Guardia della Morte. La campagna di conquista di Mortarion fu molto molto rapida, infatti i guerrieri della legione, a differenza di molte altre, erano caratterizzati da una granitica resistenza alle avversità ed erano impiegate come truppe da sfondamento, in quanto erano in grado di avanzare nonostante le peggiori avversità che il nemico potesse scagliargli contro. È noto infatti che la legione, una delle più numerose a dire il vero della confraternita delle legioni Sastartes, era caratterizzata da una incredibile resistenza fisica. Non predileggeva attacchi di fanteria meccanizzata come invece i figli di Horus o i lupi della luna prima del cambio del nome e non era caratterizzata da truppe d'assalto rapido come invece i divoratori di mondi o gli angeli sanguinari. La forza della legione era costituita nel numero e nella resistenza e nel procedere indefessamente sotto tutto il fuoco che il nemico potesse riversargli contro. Infatti, a differenza già delle altre legioni, non sviluppò mai quelle unità di assalto ed unità di supporto che invece erano caratteristiche delle altre formazioni imperiali. La fanteria della Guardia della Morte marciava tutta uguale con le loro armature MK3, con Bolter, quindi con il fucile d'assalto Requiem, un'arma da corpo a corpo e la ferrea volontà del portare avanti la visione del proprio primarca. C'è da dire che Mortarion, un po' per i traumi dovuti alla sua permanenza su Barbarus, non fraternizzò mai con gli altri primarchi, ma mostrò unicamente un sentimento di amicizia nei confronti dell'abitatore della notte, il primarca Khorad Kurz, e nel figlio prediletto dell'imperatore Horus Lupercal. In realtà più di uno
rapportò all'imperatore una preoccupazione sempre più crescente su dove fosse veramente la lealtà del primarca della 14ª legione, se al signore del genere umano o se al primarca della 16ª legione. L'imperatore tagliò corto queste illazioni, benché provenissero dal figlio Robot Gilliman, dicendo che di fatto essere leali a Horus era come essere leali all'imperatore. L'imperatore purtroppo non poteva sapere di essere già in errore. C'è da dire che Mortarion, a differenza di molti altri primarchi, fu critico anche sulla elevazione di Horus a signore della guerra e si oppose all'idea che uno dei primarchi, benché fosse uno sul quale avesse una grande stima, potesse assurgere un ruolo di primus inter pares alla confraternita dei primarchi. Soprattutto dopo che l'imperatore, una volta nominato Horus, si ritirò per supervisionare un progetto non meglio specificato sulla Terra. Mortarion in realtà non ebbe rapporti conflittuali anche con il primarca della 15ª legione, Magnus il Rosso, in quanto l'utilizzo di poteri psionici che a Mortarion ricordavano molto gli orrori a cui aveva assistito e i prodigi necromantici che i signori della guerra, in realtà con ogni probabilità latenti psionici, riuscivano ad esercitare, gli ricordò molto che invischiarsi con le forze dell'immaterium poteva portare soltanto alla dannazione. E infatti, quando l'imperatore indisse il concilio di Nicea per reprimere le pratiche della legione della stirpe dei mille, Mortarion fu uno dei primarchi che maggiormente parlarono contro l'impiego di psionici all'interno delle legioni. Egli stesso, benché psionico latente, non fece mai sfoggio dei suoi poteri psionici, ma confidò nella granitica formazione delle sue legioni e sul fatto che le compagnie della Guardia della Morte, 7 in totale, riuscissero a sopraffare il nemico per la sola forza del loro numero. C'è da dire che Mortarion, nella sua idea di formulazione della legione, aveva un sogno: rappresentare la più grande concentrazione di Space Marine all'interno di una singola legione Sastartes. L'idea di Mortarion era infatti di avere a disposizione 7 compagnie, caso unico su tutti gli altri, le altre legioni sorelle, ciascuna composta da 70.000 uomini, cosa che avrebbe portato l'intera forza combattiva della Guardia della Morte a 490.000 unità. La forza da combattimento, se mai Mortarion avesse realizzato questo suo sogno, maggiore di tutta la galassia. Noi sappiamo che ovviamente la legione della Guardia della Morte non arrivò a contare più di un 100.000 Space Marine, che invece che la legione più numerosa del Pantheon, delle legioni Sastartes, era quella di Robot Gilliman e degli Ultramarine. Ma quello che mancava a Mortarion nel numero lo compensavano con la resistenza. La storia, a un certo punto, dopo l'elevazione di Horus come signore della guerra, quindi proxy dell'imperatore, quindi primus inter pares tra i primarchi, cambiò radicalmente quando Horus, ferito mortalmente su Davin, strinse un patto con le oscure divinità del caos e rinacque come campione delle divinità oscure. Il suo scopo era semplice: rovesciare l'imperium dell'uomo e uccidere l'imperatore del genere umano. Per fare questo, la Horus aveva bisogno di alleati e convinse, facendo leva sul suo orgoglio, sul fatto di essere stato derubato dalla sua vittoria e sul fatto che l'imperatore in realtà fosse un tiranno non meno crudele del tiranno che dominava Barbarus, si assicurò la lealtà e la fedeltà di Mortarion e della sua legione. Quello che anche Horus in realtà non poteva sapere è che a Mortarion rimarrà oscuro fino all'ultimo momento e che all'interno della legione della Guardia della Morte erano già esistenti culti caotici che, in modo simile ai Lupi della Luna, avevano avvelenato prima i quadri della legione prima di arrivare ai loro primarchi. Infatti, il capitano della prima grande compagnia, Typhon, Kallas Typhon, era riuscito, attraverso contatti con Erebus della Legione dei Predicatori, a togliere il velo sulle macchinazioni dell'imperatore e a scoprire l'esistenza dei quattro dei del caos. In particolare, Kallas Typhon era rimasto affascinato dal potere esercitato dal dio del caos Nargol
e aveva pianificato la caduta della legione fin da molto tempo prima che Mortarion si schierasse apertamente dalla parte del caos. Ma non precorriamo i tempi. Una volta assicuratasi la lealtà di Mortarion, occorreva epurare le legioni degli elementi che sicuramente sarebbero rimasti leali all'imperatore. Mortarion, insieme ad Horus, Angron, Fulgrim, radunò tutti i guerrieri che sapeva non avrebbero abiurato i loro giuramenti di fedeltà all'imperatore sul pianeta di Istvan III. Su quel pianeta, mediante l'impiego di armi proibite persino dall'imperatore che solo il signore della guerra aveva l'autorità di scatenare, vennero epurate le legioni dei suoi elementi leali. Tutti tranne uno, sul quale torneremo tra poco. Una volta epurate le legioni dagli elementi indesiderati, si poté preparare la grande avanzata contro addirittura la Sacra Terra, e Mortarion e la sua Guardia della Morte furono protagonisti prima della grande battaglia di Istvan V, quando ben tre legioni leali all'imperatore vennero distrutte, e poi della lunga marcia verso la Terra. In particolare Mortarion si rivelò uno stratega, perché riuscì a dividere la sua flotta su più fronti da guerra, cedendone il comando, una parte guidandola lui personalmente e l'altra parte venne ceduta al capitano della prima compagnia, che guidò una lunga e costante campagna contro la legione degli Angeli Oscuri, rallentando la difesa del palazzo imperiale. Una volta che Mortarion ebbe avuto modo di scontrarsi prima con Jagatai Khan sulle rovine di Prospero distrutto dai lupi siderali e poi di combattere al fianco di Horus e Fulgrim all'interno di altre campagne parallele all'invasione principale di Horus verso la Terra, il Primarca capì che l'intera potenza della legione doveva essere dirottata verso la Terra e quindi prendere parte direttamente all'assedio dell'ultima grande fortezza, un po' come aveva fatto sugli monti ammantati di miasmi di Barbarus. Al termine appunto di queste campagne preliminari, Mortarion ordinò al resto della flotta di unirsi alla flotta di Typhon, che nel frattempo stava portando avanti il suo piano personale per assurgere al ruolo di emissario principale di Padre Nargol nel Materium. Una volta che Mortarion venne riunito alla flotta, Typhon e i suoi uomini uccisero gli ultimi navigatori in forza alla legione, dopodiché il capitano della prima compagnia rassicurò il suo primarca dicendo che lui e la sua cabala di stregoni erano in grado di trovare un percorso sicuro all'interno del warp che li portasse direttamente sulla Sacra Terra. Mortarion, riluttante, acconsentì. L'intera flotta della 14ª legione salpò nel warp e, prevedibilmente, in assenza di navigatori, rimase impantanata nei miasmi dell'Immaterium. Questa cosa avrebbe portato alla fine della forza combattiva della legione, ma ai guerrieri di Mortarion toccò un fato ben peggiore: la putrefazione di Nargol. Sciami di mosche benedette dal marchio del dio della peste sciamò sugli incorruttibili guerrieri della Guardia della Morte, spaccando le loro armature, insinuandosi sotto la loro carne e facendogli vivere in terra le pene dell'inferno. Neanche la fisiologia potenziata degli Space Marine riuscì a resistere a questa corruzione, e gli Space Marine, troppo deboli per restare in vita e troppo forti per morire, si trovarono in questo strano clima di stasi, riuscendo a sopportare unicamente in maniera molto stoica il dolore che dilaniava i loro corpi. Fu in quel momento che Mortarion vide la sua intera legione dannata e uccise il capitano della prima compagnia. Tuttavia, il potere di Nargol che già scorreva nel corpo di Kalas Typhon era talmente forte che quest'ultimo ritornò in vita e spiegò a Mortarion dell'esistenza di altri poteri nell'Immaterium, ed in particolare uno che aveva scelto il Primarca come suo paladino. Disse a Mortarion che l'unico modo di uscire e di combattere, di abbattere il tiranno costituito dall'imperatore, era quello di stringere un patto con Nargol e accettare di buon grado le sue benedizioni. Il Primarca della Guardia della Morte, che seppe di aver perso nuovamente l'occasione di essere il signore del proprio destino, accettò.
Quando la flotta della Guardia della Morte emerse dal warp in direzione della Sacra Terra, era totalmente diversa da quella che ne era entrata dal sistema di Istvan. Al posto degli incorruttibili campioni che avevano sfidato e sconfitto ogni malattia esistente sul loro mondo natale, si ergevano purulenti campioni del dio della peste, le loro armature incrostate di lordume e piene di ogni malattia possibile e immaginabile. Typhon in realtà era diventato il ricettacolo vivente della putrefazione di Nargol. Non più Kalas Typhon, capitano della prima compagnia, ma semplicemente Typhus, il portatore di morte, l'araldo di Nargol per eccellenza. Aveva soddisfatto il suo signore ed era stato adeguatamente ricompensato. Mortarion, benché non perdonò mai il capitano della sua prima compagnia per avergli forzato la mano, guidò il resto della sua legione nella battaglia contro la Terra e fu protagonista di molte azioni all'interno del Palazzo Imperiale. Infatti si consultò con Perturabo per la pianificazione delle misure di assedio che avrebbero distrutto le difese esterne del Palazzo Imperiale. E alla fine dell'Eresia di Horus, quando l'imperatore sul ponte della Vengeful Spirit uccise il figlio ribelle mettendo fine alla ribellione, Mortarion e la sua Guardia della Morte furono gli ultimi a ritirarsi dal campo di battaglia, formando la retroguardia delle forze traditrici in ritirata, fino a quando l'ultima nave di Mortarion entrò nell'occhio del terrore, fuori dalla portata dei difensori imperiali. A quel punto Nargol fece trovare a Mortarion un mondo preparato apposta per lui. Su quel mondo, che Mortarion riplasmò secondo i suoi desideri, trasformandolo in una tetra parodia di Barbarus, il signore della Guardia della Morte ricreò il suo personale mondo natio, dove una popolazione umana inerme è preda dei campioni del dio della peste che hanno le loro fortezze nei vari picchi del pianeta, un po' appunto come Barbarus. E in una tetra parodia della sua giovinezza, sul picco più alto e mefitico del pianeta, siede il Signore della Morte in persona, brandendo la stessa falce che fu del suo primo genitore, dal quale regna e soprassiede a tutti gli affari della Guardia della Morte. La Guardia della Morte, sotto il comando di Mortarion, non prese parte direttamente agli eventi successivi all'eresia, in quanto il Signore della Peste era soddisfatto di governare il suo mondo demoniaco, il suo pianeta della peste, da non interessarsi agli eventi che succedevano nell'Imperium. Tuttavia, la Legione, a differenza di molte altre, ebbe la straordinaria capacità di rimanere coesa e di combattere con una sola unità. Le sette grandi compagnie che costituivano la forza combattiva della Guardia della Morte, e il numero non è a caso, 7 è il numero sacro a Nargol, il dio della peste, rimasero coese, benché divise in vari clan, sottofazioni, bande guidate da comandanti più o meno famosi. Però rimasero unite, rimasero coese, fino a quando il Signore della Morte divinò in tempi recentissimi la rinascita del fratello Robot Gilliman, e quindi riprese nuovamente il comando nominale della sua legione, lanciandola in quella che è stata conosciuta come la guerra della peste all'interno dei sistemi dell'Imperium, ricomparendo 10.000 anni dopo la fine della grande eresia di Horus per terminare il compito assegnato dal Signore della Guerra 10.000 anni prima. Vi ho detto che la Guardia della Morte tradì nella sua quasi totalità. Noi sappiamo che molti Space Marine delle varie legioni non tradirono e vennero appunto massacrati sui campi di sterminio di Istvan III. La Guardia della Morte è particolare perché al suo interno portava la speranza della sua futura redenzione. Infatti, il capitano della settima grande compagnia, l'ultima, che portava il titolo onorifico di capitano da combattimento, Natalien Garro, si rese protagonista di una delle più rocambolesche avventure e fughe dei lealisti, che fuggirono a bordo della fregata Einstein, fuggirono dal sistema di Istvan III per portare sulla Terra la notizia del tradimento di Horus. Natalien Garro e i suoi uomini e i suoi compagni, dopo un viaggio turbolento nel Warp, dove anch'essi furono messi alla prova dagli orrori dei demoni del Warp,
emersero in prossimità dell'enorme fortezza monastero dei Magli Imperiali, la Falange. Garro venne ricevuto da Dorne in persona e dal suo primo capitano Sigismund, e a quest'ultimi raccontò degli orrori che aveva visto. Rogald Dorn non credette alle parole di Natale Ngarro, stava quasi per uccidere il capitano, se non che Sigismund, che aveva una profonda fede in quello che per allora era un anatema, ma che iniziava a farsi strada nell'idea del dio imperatore, gli disse che qualcosa non andava, che bisognava dare ascolto a questo capitano, e fu permesso a Natale Ngarro di portare la notizia del tradimento direttamente all'imperatore e al suo sigillita. La storia ufficiale di Garro dagli archivi imperiali finisce qui, con Garro ricevuto da Malkador e dall'imperatore e il racconto delle atrocità di Istvan III. Noi sappiamo che dopo questo evento un'altra storia in segreto nasce, in quanto Malkador il sigillita prese Natale Ngarro sotto la sua ala protettrice e lo fece diventare il primo e il più importante dei suoi cavalieri erranti. Un ordine di cavalieri senza padrone, che erano dipendenti esclusivamente dal volere del sigillita, che diventeranno i primi gran maestri di quelli che saranno i cavalieri grigi. Molto delle tecniche, dei semi genetici e delle abilità che sono state maturate dai cavalieri grigi trovano la loro origine nel disperato tentativo di Natale Ngarro di redimere la sua legione ormai perduta. Ovviamente nessuno sa cosa successe a Garro e ai suoi guerrieri in tempi recenti. Qualcuno sospetta che dopo aver espletato tutti gli incarichi del sigillita, alla fine dell'eresia vennero semplicemente imprigionati e il loro nome dimenticato ed obliato. Altri invece ritengono che loro abbiano continuato a servire come gran maestri dei Cavalieri Grigi, del neonato capitolo dei Cavalieri Grigi, e che Natale Ngarro abbia trovato la sua fine per mano del suo antico signore. Altri invece malignano addirittura che Mortarion in realtà non abbia saputo resistere anch'egli al richiamo di Nargol e che si sia unito, seppur in maniera riluttante, alle legioni del suo signore. La verità non è data sapere, ma soltanto l'imperatore sul trono d'oro sa qual è la vera verità sul destino di questo importantissimo campione, che rimane al momento l'unica possibile fonte di redenzione per la legione. La legione di Mortarion era caratterizzata, appunto, come avevo accennato, da una serie di dettagli. Ad esempio, Mortarion contava molto sul numero, e quindi ogni Space Marine era addestrato ad operare sia in condizioni di unità di supporto da fuoco che da combattimento ravvicinato. E quindi, a differenza delle altre legioni, non aveva una caratteristica di diversificazione tra le varie unità. Facevano eccezione le guardie personali di Mortarion, le Deathshrood. Questi tetri guerrieri erano tutti combattenti che dai ruolini della legione erano segnati come perdite in combattimento. In realtà, quando un guerriero veniva nominato per entrare a far parte delle elite di questi tetri guerrieri, indossava un elmo che veniva sigillato, che il guerriero non avrebbe mai potuto più rimuovere. Soltanto Mortarion avrebbe conosciuto l'identità dei suoi guardiani. A ognuno di loro veniva fornita una faccia, una falce, una lama mietitrice, creata sulle fattezze dell'antica arma del Primarca, e due di loro dovevano essere costantemente a non più di 49 passi dal Primarca. Questo perché dovevano essere di nuovo 7 volte 7 passi dal Primarca. Il 7 è un numero che rimane molto impresso, anche volutamente, nella storia della legione. Altri personaggi famosi della legione sono appunto il capitano della prima compagnia, Typhon, che di fatto è stato l'artefice della fine della legione, colui che ha costituito il primo tassello per la dannazione del Primarca e della sua intera legione ai voleri del Signore della Peste Nargol. Oggi la Guardia della Morte rappresenta uno dei più acerrimi nemici dell'Imperium, in quanto non ha perduto nulla della sua antica potenza e resistenza, ed oggi i campioni dei corruttori, così come sono conosciuti i Marine della Peste, rappresentano uno dei nemici più formidabili dell'Imperium. Non sappiamo
dove si spingeranno le epidemie e i contagi del Signore della Peste, ma quello che possiamo dire sicuramente è che fino a quando esisterà la pestilenza e Mortarion non sarà definitivamente abbattuto e consegnato all'oblio, l'Imperium non potrà mai dormire sonni tranquilli, perché sarà sempre influenzato dall'oscura presenza di questo tristo mietitore. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, o se avete curiosità, domande sulla Guardia della Morte e sul loro tetro primarca, non esitate a farmelo sapere. Mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, e mi raccomando, non dimenticate di seguire il nostro log di Facebook e di Instagram per rimanere sempre aggiornati. Nella prossima puntata ci concentreremo su un'altra delle legioni Astartes, ed in particolare sulla legione numero 15 dell'arsenale dell'imperatore, ossia la stirpe dei mille e del loro ciclopico primarca Magnus il Rosso. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!